Quick lesson for learning your favorite Italian aria. This is Italian Pronunciation Channel only for singers. Only for singers highly motivated like you. So, today's lesson is about studying the pronunciation of a wonderful Italian aria, Vissi d'arte, Vissi d'amore, composed by Giacomo Puccini. Well, um, how to begin? This is my first video in absolute. And uh, I think we start reading the text slowly, slowly. And then we have to reach the fastest speed. The fastest speed, like a true Italian speaker. Okay, let's start. Slowest speed. Vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva, con man furtiva quante miserie conobbi aiutai sempre con fe sincera la mia preghiera ai santi tabernacoli sali sempre con fe sincera Die di fiori agli altar nell'ora del dolore perché, perché, Signore, perché me ne rimuneri così? Die di gioielli della Madonna al manto e diedi il canto agli astri al ciel che ne ridean più belli nell'ora del dono. Perché? Perché, signore? Perché? Me, ne, rimuneri così? Medium speed. visidarte, visidamore. Non feci mai male ad anima viva. Con man furtiva. Quante miserie conobbi aiutai sempre con fe sincera la mia preghiera ai santi tabernacoli sali sempre con fe sincera Diedi fiori agli altar nell'ora del dolore. Perché? Perché, Signore? Perché me ne. E diedi il canto agli astri, al ciel, che ne ridean più belli, nell'ora del dolore. Perché, perché, Signore? Perché me ne ricosi, italian native Speed. Vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva con man furtiva, quante miserie conobbi. Aiutai sempre confess sincera la mia preghiera ai santi tabernacoli salì sempre confess sincera diedi fiori agli altar nell'ora del dolore perché perché signore perché me ne rimuneri così Diedi gioielli della Madonna al manto e diedi il canto agli astri, al ciel, che ne ridean più belli. Nell'ora del dolore, perché, perché, Signore, perché me ne rimuneri così? Thank you so much for watching this video, I hope you already subscribed my channel And uh, you can watch it as many times as you as you need. Uh, of course, studying the pronunciation is very useful to open the mouth for a better understanding of the uh, Italian vowels and the Italian pronunciation. Uh, but maybe when you have to sing uh, this aria, uh, you have to consider differently. Uh, the movement of your lips. So, thank you again. I hope to see you uh, at my next video. So, ciao ciao and buono studio.